Grazie, del governo. Del... Grazie Presidente, grazie a tutti. È un molto difficile per me oggi parlare, di solito sono molto più disinvolta con qualche battuta, ma oggi mi dà molta, molta tristezza e molto dolore. Le mie parole innanzitutto di vicinanza ai miei colleghi sindaci impegnati sul territorio giorno e notte, che non possono neanche venire in Senato perché devono occuparsi della loro popolazione, e un mio umile, umilissimo abbraccio a tutti coloro che ci curano, che curano i nostri cari, quelli che sono ancora negli ospedali e quelli che hanno accompagnato verso la morte e che non abbiamo più potuto abbracciare. Inizio il mio discorso con una metafora, perché suonare a quattro mani? In generale, due o più persone che suonano insieme parti diverse sviluppano il senso del ritmo e la concentrazione nell'esecuzione assai maggiormente che se suonassero per conto proprio. I brani per pianoforte a quattro, anche se lo strumento è lo stesso, abituano a tenere il ritmo e mettono duramente alla prova la preparazione tecnica dei due esecutori, dal momento che entrambi sono costretti ad ascoltare, oltre la propria esecuzione, anche quella del compagno a fianco. Quindi se la preparazione non è più che solida, è facilissimo confondersi e perciò sbagliare. Quando si suona a quattro mani, il pianista che ha la parte più semplice deve andare dietro agli eventuali errori del suo compagno per eseguire al meglio il brano a quattro mani. Occorre che ognuno dei due pianisti impari alla perfezione la sua parte, studiandola da solo, non subito col suo compagno. Successivamente potranno invece provare insieme e il brano riuscirà perfettamente, senza aver fatto troppa fatica. Ma potrei anche appellarmi semplicemente al cosiddetto fair play, o gioco corretto, che è un comportamento rispettoso delle regole, che garantisce le stesse opportunità ai diversi contendenti nello sport, nella politica e nei rapporti umani e sociali. Ecco, questo per dire che in questa occasione così drammatica, spaventosamente drammatica, di emergenza sanitaria, non c'è stato nemmeno questa volta. E ne abbiamo avuto l'occasione, abbiamo sentito i colleghi prima parlare, entrare nel dettaglio di questo decreto che dovrebbe abbracciare in tutte le fattispecie le necessità di un popolo italiano che è spaventato, che ha paura dell'adesso, ma paura anche del dopo. Non c'è stato, e ne abbiamo avuto una prova, io stessa, fino a questa notte alle 2:30, a passare emendamento per emendamento, e sui tanti emendamenti che avrebbero potuto, non onerosi, ma che avrebbero potuto essere quella nota a quattro mani che faceva sì che potesse essere una buona composizione, tutti bocciati, indipendentemente dal loro contenuto, perché non andavano bene, perché saranno ripresi nel DL Dignità successivo, perché questo non abbiamo avuto tempo, perché l'istruttoria non è finita e chi ne ha più ne metta. E questo è stato veramente desolante, perché un governo, noi che rappresentiamo gli italiani, che ci hanno regolarmente eletti, siamo portavoce tutti di piccole fette di persone e di segmenti di vita, e tutti noi avevamo qualcosa comunque di buono da portare, che non fosse relegato semplicemente
al piccolo emendamento o al piccolo ordine del giorno. E questo è stato. E quello che ne è uscito, che ne uscirà, sarà un componimento e un decreto zoppo, che non saprà cogliere in tutte le parti le necessità che i colleghi prima di me hanno elencato con una forza, una determinazione, un dolore spaventoso, neanche nell'emergenza sanitaria. Questo fa riflettere, ci fa riflettere perché ci mette nelle condizioni, una volta tornate nei nostri territori, di guardare la gente, la nostra gente, con gli occhi pieni di lacrime, che aspettano quando si riaprirà, come si riaprirà, cosa faremo del nostro dopo, delle risposte, e di non essere capaci di rassicurarli. E io provo una certa vergogna per questo, perché non mi appartiene la mostrina, il fatto di aver avuto approvato qualche cosa, il fatto di poterlo spendere in una conferenza stampa, magari dissimulando numeri, alzandoli, gonfiandoli, modificandoli o stortandoli nel loro contenuto. Questo non mi appartiene, però mi appartiene la voglia e la necessità di risposte che non sarò in grado di dare, come tutti quelli che hanno parlato prima di me. Per cui penso che quest'Aula, così istituzionale, color rosso scarlatto, sono andata oggi, mi sono presa la briga di capire perché avesse questo colore così acceso, perché è una parte di storia, la lascio voi andare a vedere, a scoprire. Oggi questo non è un colore scarlatto che ricorda la storia, ma ricorda il sangue degli italiani e ricorda le lacrime che continueranno a versare se non comincerete come governo, come istituzioni, voi per prime, a deporre le armi, le asce, a mettervi a un tavolo veramente e con il fair play che ci vuole in queste situazioni drammatiche di emergenza che sono una guerra, imparare a collaborare, imparare e provare a suonare a quattro mani, che vi potrà sembrare sciocco e ridicolo, ma che è un esercizio di grande dignità, di collaborazione, che la storia ci ha anche insegnato in tante occasioni e che noi avremmo potuto ricordare, voi avreste potuto ricordare e mettere in atto. Grazie. Grazie.